Jonathan aggredito da Giucas Casella all'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi, lite tra Jonathan Cascianian e Giucas Casella. È appena finita una nuova puntata del Dai Team dell'Isola dei Famosi. E in questa occasione ci sono state due tremende liti, che hanno lasciato i numerosi spettatori da casa davvero di stucco. Cosa è successo stavolta? In pratica Jonathan Cascianian è stato attaccato duramente da Giucas Casella. Il motivo? Quest'ultimo l'ha criticato perché è troppo lento a svolgere un compito. Per questo il noto mago televisivo è andato su tutte le furie, arrivando anche ad aggredirlo verbalmente in malo modo. Un comportamento che non è piaciuto affatto al naufrago di origini iraniane, il quale non gliel'ha certo mandate a dire, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue. Sei stato un po' aggressivo, io sono gentile, ti stavo facendo una cortesia, si possono dire le cose in maniera un po' più carina. Successivamente Jonathan, in un confessionale, ha dichiarato di esserci rimasto molto male dalla reazione spropositata avuta da Giucas, dichiarando che il rispetto debba essere sempre dovuto, guadagnato e, soprattutto, ricambiato. Tuttavia Cascianian ha anche rivelato in questa occasione di averlo già perdonato, augurandosi però che non succeda più una cosa simile. Jonathan Cascianian discute con Giucas Casella all'Isola 13. Tra i naufraghi gli animi sembrano essere davvero incandescenti. Difatti, nelle ultime ore Jonathan Cascianian ha discusso furiosamente con Giucas Casella. La ragione? Casella ha perso la pazienza con Jonathan, reo di essere stato fin troppo lento nello svolgere un compito. Per questo motivo ha perso la calma, arrivando a criticare duramente il naufrago dell'Isola dei Famosi 2018. Comunque sia, non sono stati nemmeno gli unici a litigare in queste ultime ore. Difatti, anche la ex cronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta e Alessia Mancini sono tornate a bisticciare. Cosa è successo stavolta tra le due? Alessia ha invitato polemicamente Rosa a occuparsi in prima persona di cucinare il riso per il resto del gruppo. A quel punto Rosa è rimasta di sasso, asserendo di non capire questo suo atteggiamento. Per questo Rosa ha chiesto la gentilezza alla Mancini di non rivolgerle più la parola perché è veramente stufa dalle sue continue polemiche. A quel punto Gaspare è intervenuto per sedare questa ennesima lite. In un confessionale quest'ultimo ha dichiarato: le due non si sopportano, Alessia ha un carattere molto deciso e preciso e su questo ha perfettamente ragione Rosa, è più sul vivi e lascia vivere. Insomma, per due naufraghe ogni circostanza è buona per punzecchiarsi vicendevolmente. Riusciranno mai a chiarirsi?